Buonasera Lucio Orefice, Svezia, quarti finale mondiali, tornei SK 2018. Buonasera Lucio. Buonasera. Un po' il tuo pronostico di questa partita, stai per sfidare la Spagna, ricordiamo che si può dire che attualmente è la squadra più forte mondiali. Dimmi. L'affronteremo come affrontiamo tutte le partite, consapevole delle nostre forze ma rispettosi degli avversari. E vediamo come va. Un bel messaggio alla tua squadra. Dai, dobbiamo crederci. In bocca al lupo, Lucio. Buonasera Speranza, il numero uno portiere della Spagna, quarti finale mondiale SK contro la Svezia. Un porto pronostico e com'è oggi la formazione? Pronostico, vabbè, quello ovviamente è la prima cosa di divertirci e noi siamo qua per cercare di arrivare fino in fondo, quindi è quello che faremo. Quando riguarda la formazione andiamo qualcosina, giusto perché c'è qualche assente, ma poi siamo sempre i soliti, sperando di dare il massimo e di arrivare fino in fondo. Questo Massimo Boba che vince un premio individuale, cosa ne pensi? Penso che sia più che un problema di Boba, penso che sia più un problema organizzativo, perché troppo, o forse non lo so, talmente che forse i difensori sono poco abili in questo torneo che Massimo Boba, ma non penso sia questo il motivo, se ci sia qualche altro problema di fondo. Vabbè, scherzi a parte, Massimo è un amico in primis, quindi sono contento per lui, però che vogliamo fare. Un bel messaggio alla tua squadra. Il messaggio alla mia squadra è quello di non prendere nessun avversario sotto gamba, anche perché fino ai gironi c'è un altro tipo di torneo e quindi di dare il 110% nel vincere. Perfetto, spero. Allora, c'è il video, aiuto. Allora, c'è il video, aiuto. Thank you.
6 per voi contro i ragazzi della Svezia. Un primo tempo molto molto equilibrato, la Svezia vi ha dato filo da torcere e poi nel secondo tempo si è vista la vostra superiorità. Sì, diciamo che siamo partiti male. È una squadra che appunto a vincere non può partire così, specie se oggi abbiamo avuto fortuna perché ci siamo mangiati molti gol e dobbiamo fare meglio, tipo come il secondo tempo. Merito anche un po' gli avversari che il primo tempo vi hanno dato filo da torcere. Una bella squadra, correvano, cioè ragazzini che correvano, due tre erano forti. Ci hanno messo molto in difficoltà. Un bel messaggio a Massimo Bova. Vabbè, è un grande Massimo, speriamo che gli facciamo vincere questo torneo. Voglio dedicare a Gennaro Cacace, Zavarese e Marco Puoti, che sono i miei migliori amici. Ok, ciao, bravissimo.